essere uomini o essere schiavi. Questo è quello che noi abbiamo da decidere per il nostro futuro. Noi siamo un gruppo di persone che da 15 anni studiano come uscire ed entrare nella modernità ed uscire dalla schiavitù che questa modernità ci porta. La modernità non è una cosa negativa, assolutamente, è una cosa positiva, ma se è per l'uomo. Se invece non è per l'uomo, ma per qualche macchina o per qualche società, la modernità è solo un mezzo per renderci schiavi. E allora in questi 15 anni noi abbiamo lavorato per costruire un progetto che interessasse l'uomo, che lo portasse a essere il vero centro. E se questo si farà, riusciremo forse a costruire una primavera. E se questo non si farà, l'inverno è buio. Perché noi vediamo monopoli da tutte le parti. Monopoli nell'acqua, monopoli nell'esercito, monopoli nella burocrazia, monopoli nel lavoro, monopoli nella scuola, monopoli da tutte le parti. E quando l'uomo è sotto un monopolio non può essere libero. La positività di questa nostra era è veramente molto bella, perché stiamo cambiando in maniera molto forte, stiamo entrando in una società che è istantanea, dove la comunicazione è rapida, dove le neoscienze sono fantastiche. Una rivoluzione che sarà 10 volte più grande di quella industriale, dove l'uomo cambierà radicalmente, cambierà il suo modo di lavorare, il suo modo di studiare. E queste cose sono positive se noi riusciamo a essere noi stessi. Per cui, se io rendo la rivoluzione genetica talmente bella da poter far avanzare la medicina, da poter far allontanare la morte, da poter far crescere un bambino in maniera più forte, è chiaro che per noi la genetica è una cosa positiva. Se la genetica invece deve essere solo l'opprimere per costruire solo ed esclusivamente un mercato per solo ed esclusive prodotti o piante che servono per far guadagnare solo alcuni, questo è la negatività. Allora, noi praticamente in questo lavoro che abbiamo fatto vogliamo costruire questa società nuova, e per costruirla noi dobbiamo semplicemente cercare di rendere ciò che abbiamo a nostra disposizione. Ma la crisi è forte. Dobbiamo essere consapevoli che se costruiamo una società nuova questo è possibile, se non la costruiamo questo non è possibile. E dobbiamo essere anche consapevoli che questa società è in grande crisi. E dobbiamo essere consapevoli che ci vogliono uomini nuovi e soprattutto azioni nuove. Dobbiamo parlarci con chiarezza, dire le cose che si devono dire senza sottacere, allora io direi di entrare subito dentro questo nostro pensiero, questo nostro agire. Nessuno ci dice che il mondo occidentale è fortemente in crisi, nessuno ci dice che questa crisi produce il venir meno del nostro punto di riferimento principale, che sono gli Stati Uniti. Noi abbiamo un impero in disfacimento, non lo sappiamo, e sostanzialmente non riusciamo nemmeno a vedere come uscirne. Perché questo impero è in disfacimento? Perché un impero si regge su tre fasi fondamentali. I suoi servizi segreti, il suo esercito e naturalmente la sua moneta. La moneta è in grandissima difficoltà. C'è un debito pubblico altissimo. C'è una punta di default che è stata definita intorno alla data del 2 agosto. Il suo servizio segreto, diciamo così, con la vicenda WikiLeaks, è sufficientemente in difficoltà. Il suo esercito ha perso in Iraq. Perché quando il presidente dell'Iraq è costretto a fare l'accordo con il presidente dell'Iran per poter continuare a governare, la guerra l'ha vinta l'Iran, non gli Stati Uniti. Allora, se noi non siamo consapevoli di questa grande crisi e se noi europei non cerchiamo di reagire, evidentemente si presenta solo una questione davanti a noi. Una grande crisi del mondo occidentale. E se a questa crisi del mondo occidentale non c'è una risposta immediata, ci saranno altre nazioni non occidentali che prenderanno il nostro posto. Quindi questa consapevolezza è una consapevolezza che dobbiamo assolutamente prendere in grandissima rapidità. Ecco perché abbiamo bisogno di un nuovo modo di vivere. Non è sufficiente modificare le strutture di governo, perché in questo momento noi abbiamo bisogno proprio di un nuovo modo di vivere. Ci sono degli elementi molto importanti. Tutti pensano che la povertà, che è una cosa molto seria, sia assenza di risorse.
Per cui nel momento in cui noi diamo risorse, chi le riceve non è più povero. In realtà questo non è vero, perché noi nel nostro mondo occidentale abbiamo una povertà molto forte, che è quella della insufficienza. Si sente insufficiente colui che venendo da fuori del nostro mondo costruisce un ghetto nella città di Berlino con la città di Roma, per cui lì troviamo tutti i thailandesi o tutti i cinesi. Ma loro costruiscono questo ghetto perché non si sentono europei. Nello stesso momento gli europei non si sentono di avvicinarsi a questi ghetti perché ne hanno paura. E allora già siamo a una paura contro una paura. E quindi un'insufficienza. Ma i nostri giovani sono e si sentono forti? No, perché hanno paura del domani, perché non sanno se andando a scuola troveranno un lavoro. Sono queste paure che rendono la nuova povertà. Se noi queste paure non le toglieremo, siamo allo scontro sociale. Allora vedete che per costruire una nuova società dobbiamo eliminare queste paure, queste insufficienze e automaticamente creare le condizioni di una nuova governabilità. Ci vuole un nuovo uomo, anche perché l'istantaneità modifica l'uomo. Lo modifica antropologicamente, perché una cosa troppo veloce lo porta a decidere in maniera troppo veloce. E quando si decide in maniera troppo veloce e non siamo abituati, sappiamo perfettamente che sono più gli errori di quanto non siano le cose fatte giuste. E allora, grande rivoluzione, nuova povertà, insufficienza, paura, mancanza di prospettiva e soprattutto mancanza di speranza. Questa è la società che ci troviamo di fronte. Allora noi dobbiamo reagire. Reagire con ciò che abbiamo. Perché questo è molto importante, reagire con ciò che abbiamo. E l'Europa è ciò che abbiamo, molto più di quanto siano le nostre nazioni. L'Europa è ciò che abbiamo. Perché l'Europa, già dal tempo dell'antica Roma, non era l'insieme di territori, ma era l'insieme di popoli che convivevano con gerarchie, con leggi, ma convivevano popoli diversi. Il Rinascimento è la convivenza di popoli diversi. L'Europa è stata fin dall'inizio non una sommatoria di territori, di confini e di geopolitica, ma è stata una sommatoria di razze che convivevano. Westfalia ha rappresentato le nazioni, ma nel momento in cui la istantaneità della comunicazione pone tutti in tutto, evidentemente i territori saltano, le nazioni saltano e anche il raccordo di Westfalia salta dopo alcuni secoli. Allora noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Perché un cittadino si sente europeo in Canada, come in Germania. Un cittadino si sente europeo in Brasile, come in Francia. Allora questa Europa può ancora rappresentare un punto di riferimento enorme, enorme per l'intero mondo e per l'intero pianeta. Basta solo volerlo. Certo non può essere questa Europa. E non possono essere queste nazioni. Quindi la risposta può essere solo una. A questa modernità così travolgente, a quest'uomo nuovo che comunque nasce, noi dobbiamo avere la possibilità di fare tre proposte molto importanti. La prima è quella di costruire un nuovo progetto di democrazia, ma che viene dopo la costruzione di un nuovo progetto di neoumanesimo. Quando è che è stata questa grande Europa? Quando c'era il Rinascimento. E cosa c'era nel Rinascimento? Era il fondamento, il suo fondamento era il primo umanesimo. Ebbene, allora noi abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo, come abbiamo bisogno di una nuova democrazia. Perché abbiamo bisogno di una nuova democrazia? Perché la vecchia democrazia, quella che noi vediamo adesso, diciamo così, non è altro che il frutto fra il mandato che il cittadino della propria nazione o dell'Europa dà al suo governante. Ma questo mandato quanto dura? In alcune nazioni 7 anni, in altre 5, in altre 4. Ma la velocità con cui cambia la società è rapidissima. Noi diamo il mandato elettorale ai nostri politici di 5 anni quando il programma che votiamo dopo 6 mesi non è più adatto, non è più buono. E allora a questo punto la democrazia si inceppa. Infatti voi vedete che nonostante tutto la democrazia non funziona bene negli Stati Uniti come non funziona bene in Inghilterra, si chiede di tutto, cambiamento, cambiamento. Si pensa che questa soluzione dipenda dalla legge elettorale, invece è completamente sbagliato. Il cuore del dramma sta nel rapporto della lunghezza del mandato elettorale. 5 anni sono troppi.
7 anni sono troppi. Il programma in quei 4 anni, cioè se noi facciamo questo, mandiamo questo signore a governare con un programma di 5 anni, dopo 6 mesi questo programma non è più buono. Chi è a governare? Con quale programma governa? Con quello suo personale? Non è più democrazia. Con quello delle lobbies? Non è più democrazia. Allora la democrazia dov'è? Allora la democrazia dobbiamo sapere perfettamente che è rappresentata solo da una sua intermittenza. Per 6 mesi c'è democrazia, per 4 anni e mezzo non c'è democrazia. Quindi siamo di fronte alla democrazia che noi chiamiamo intermittente e va cambiata, perché se no non avremo più democrazia, avremo solo delle dittature sofisticate. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento, il nuovo uomo, deve sussistere. Perché alcune università, alcuni grandi pensatori, anche filosofi, ci stanno dicendo che la nuova società sarà composta dalla cosiddetta laicità positiva. E che cos'è questa laicità positiva? È semplicemente la costruzione sociale di un equilibrio fra diversi. Cioè, le etnie diverse, i popoli diversi che convivono nello stesso territorio devono mantenersi in equilibrio tramite una mediazione. La mediazione fra le loro culture. Ma la mediazione fra le loro culture non può sussistere. Perché la mediazione si fa quando si hanno pari forze. E la laicità positiva non considera le pari forze, perché la quantità delle etnie è in continuo movimento. Ci sono delle etnie, ci sono delle razze che sono ferme, ci sono delle razze che vanno aumentando in maniera vertiginosa. E la quantità incide sicuramente sull'equilibrio. Quindi chi pensa che la laicità positiva sia la soluzione di convivenza dei nostri paesi nel prossimo futuro si sbaglia di grosso. È un'altra roba. Cioè, noi siamo di fronte alla impossibilità, se non creeremo un nuovo umanesimo, di costruire una convivenza all'interno di una comunità dove insistano varie etnie. E allora a questo punto noi vi invitiamo in un cammino. Qualcuno lo chiama pellegrinaggio, qualcuno lo chiama un sentiero, qualcuno lo chiama la salita verso il monte. Noi vi invitiamo a un cammino in cui possiate capire perfettamente che le cose di cui c'è bisogno sono un neoumanesimo, un nuovo progetto di democrazia e una grande capacità delle scuole di spiritualità di costruire il nuovo uomo, perché solo così faremo la nuova società e il nuovo mondo. Ebbene, allora, venite con noi in questo nuovo cammino.